Il quadrato di triangoli. Disegno sul mio foglio quadretti un quadrato formato da 2013x2013 caselle. A questo punto traccio una diagonale dall'angolo in alto a destra all'angolo in basso a sinistra. Seguendo alcune delle linee della quadrettatura e quelle da me tracciate, si possono evidenziare dei triangoli. Quanti in tutto? Beh, anche qui comincerò a risolvere il problema sempre da casi più semplici, ovviamente 2013x2013, se mi metto a contare i triangoli sto qui tutto il giorno e allora non vale la pena perché potrei anche sbagliare. Fidiamoci del fatto che la matematica non tradisce e che i numeri hanno una certa regolarità e andiamo ad analizzare delle figure molto più semplici, per esempio questa qui, con lato 1, 2, 3 e 4 per il momento. Allora, intanto, seguendo solo la quadrettatura orizzontale o verticale non posso formare il triangolo perché ci sono solo degli angoli retti. Quindi il mio triangolo non potrà stare qui da qualche parte, ma dovrà per forza appoggiarsi alla diagonale del quadrato. Quindi possiamo anche esaminare i triangoli che stanno di sotto e di sopra di questa diagonale separatamente, basta fare il doppio dopo per trovare il risultato. Allora, intanto nella figura di lato 1 si può disegnare solo questo triangolo qui di sotto, quindi in tutto ce ne sono due, calcolando anche quello di sotto. In questa figura conterò i triangoli di varie dimensioni, perché ci sono quelli di lato 1 e quelli in questo caso di lato 2. Quindi ne abbiamo visti due di lato 1 e uno di lato 2. Allora, di lato 2 ce ne sono 1 e di lato 1 ce ne 2, in totale 3 e quindi 6. Vediamo qui ce ne sono 3 di lato 1, hop, vedete, sempre bisogna ritagliare le cose perché se no non si riesce a risolvere. Di lato 2 ce ne sono 2 e poi di lato 3 ce ne sono 1, quindi di lato 3 ce n'è 1, di lato 2 2 e di lato 1 3. 1 più 2 più 3 fa 6, in tutto 12. Quindi se il lato, adesso faccio la mia tabella in orizzontale, se il lato è 1 ce ne sono 2, se il lato è 2 ce ne sono 6, se il lato è 3 ce ne sono 12, i triangoli, ovviamente mettiamo il titolo, questa è la mia tabellina, vediamo se il lato è 4. Allora, intanto ce ne saranno di lato 4, di lato 3, di lato 2, di lato 4 ce n'è uno solo, di lato 3 ce ne sono 1 e 2, e di lato 2 ce ne sono 1, 2 e 3, ce ne potrebbero essere 3, e di lato 1 ovviamente allora 4, abbiamo già capito il meccanismo, 1, 2, 3 e 4, e allora 1 più 2 più 3 più 4 fa 10, quindi 20. Allora, adesso basta capire la regola. Allora, questi numeri sono di un certo tipo. Cosa si fa per ottenere 2? 2 cosa si fa per ottenere 4? Cosa si fa per ottenere 20? Ogni volta il numero che è dato dal lato viene moltiplicato per il suo successivo. Quindi, se ci saranno 10 quadratini di lato, dovrò fare 10 per 11, che questo è anche facile da fare. Se il lato sarà 2013, tante volte il problema ha il dato che è uguale all'anno in corso, dovrò fare 2013x2014. Qua un po' più complicato, io me lo sono fatto prima, ci ho perso 2 minuti, comunque il risultato è 4.054.182. Vabbè, ma questo è il calcolo da fare, comunque il problema era ben che risolto. Io dico sempre che in matematica ci sono tantissime curiosità e tante cose si aggrappano una all'altra. E anche qua c'è una curiosità. Guardate, se io scrivo 5 qui sopra e 25 qui sotto, e qui 5 e qui 25, e qui 5 e qui 25, e qui 5 e qui 25, e tutto avanti nella tabella faccio così, ottengo 15 e il suo quadrato, 225, 25 e il suo quadrato. 35 e il suo quadrato 1225, 45 e il suo quadrato e così anche avanti. Abbiamo già visto che tante cose che abbiamo visto in un problema si ripetono in un altro, magari per un'altra combinazione che sembra anche strana, in realtà tutto è unito in matematica e infatti l'abbiamo visto anche adesso. Però questa cosa
un liceale potrebbe dimostrarle in maniera più rigorosa. Allora, abbiamo visto che per determinare un triangolo è essenziale un pezzo di diagonale. E allora diremo che una volta determinato un qualunque pezzo di diagonale, automaticamente basta tracciare dal punto più alto la verticale e dal punto più basso l'orizzontale, automaticamente è determinato il triangolo. E allora basta scegliere in quanti modi si possono elencare due punti che determinano un segmento lungo questa diagonale. Allora, questa diagonale è la diagonale di un quadrato di 2013 di lato e quindi ha 2014 punti, il punto 0. Indichiamo l'altezza dal suolo, se questo è il suolo, un'altezza 2 fino all'altezza 2013, quindi sono 2014 in tutto. E con 2014 punti, quante scelte possiamo fare? È sempre la stessa storia, si possono fare scelte 2013 per 2014, 2014 punti, si possono fare 2013 per 2014 diviso 2 scelte. Però siccome poi devo fare il doppio per trovare anche i triangoli di sopra, posso evitare di fare diviso 2 e quindi ho 2013 per 2014, come avevamo visto anche prima. Quindi in due modi diversi, uno forse adatto a noi delle medie, uno forse adatto a noi del liceo, abbiamo risolto questo problema, possiamo consegnare ed essere sicuri della nostra risposta. Ciao!